Quante volte vi siete trovati davanti a voi un articolo di un giornale, un post su Instagram o ancora peggio su Facebook, oppure una persona che vi dice che tra 20 anni le risorse del pianeta saranno finite e che quindi sarà compromessa la crescita economica? Il padre di questa idea è molto probabilmente il MIT, una delle università più famose del mondo, che ha redatto nel 1972 un articolo chiamato The Limits of Growth. I limiti della crescita. Questo è un piccolo schema che illustra molto brevemente come funziona l'attività economica dell'uomo. Praticamente l'uomo estrae delle risorse naturali dall'ambiente e le trasforma per poter creare dei prodotti o servizi da poter vendere alle persone. L'effetto collaterale di questa attività è la produzione di rifiuti che l'ambiente dovrà nuovamente riassorbire. Se ripercorriamo questo schema, è evidente che esistano due limiti alla crescita economica. Il primo riguarda le risorse naturali. Se infatti queste diminuiscono o addirittura si azzerano, ovviamente ci saranno delle ripercussioni per quanto riguarda l'attività economica. Il secondo limite riguarda l'ambiente e la sua capacità di assorbire gli scarti, i rifiuti dell'attività economica. Quindi la ricerca del MIT, come anche gli articoli di giornale o i post su Instagram, hanno senso di esistere. Il problema è che l'ideologia dietro innanzitutto la ricerca del MIT, che si è creata successivamente, si basa sul fatto che dobbiamo diminuire la nostra attività economica per preservare l'ambiente. E questo approccio riguardo il tema dell'ambientalismo e della crescita economica è stato più volte criticato da ricercatori ed esperti. Questo perché molto spesso l'approccio dietro il pensiero dei limiti alla crescita è un approccio statico. Riprendiamo lo schemino del come funziona l'attività economica in relazione all'ambiente e partiamo dalle risorse naturali. Ad esempio, quante volte avete letto un articolo che ci dice che con le attuali risorse naturali del mondo l'attività economica è garantita solo per i prossimi 20 anni e poi sarà la fine? Questo ovviamente presupponendo che le risorse naturali del mondo siano fisse e che al più potranno diminuire in futuro. Però se andiamo a vedere i dati, in realtà le risorse naturali del mondo stanno aumentando anno dopo anno e non diminuendo, in particolar modo in Cina e nel Centro America. Questo perché o non si era cercato bene e quindi si scoprono nuovi giacimenti di risorse naturali, oppure perché si scoprono nuovi metodi di estrazione delle risorse naturali e quindi le risorse naturali disponibili all'economia stanno aumentando anno dopo anno. Un altro problema con quell'articolo è il fatto che non considera l'esistenza delle risorse rinnovabili. Ma come? Un articolo che magari si spaccia per ambientalista che non considera le risorse rinnovabili. Risorse rinnovabili che stiamo diventando sempre più bravi a padroneggiare e a sfruttare. Questo è un errore non di poco conto. Infatti, se riusciamo a sfruttare queste risorse tanto quanto la loro capacità di riproduzione, allora queste risorse diventerebbero infinite. E da risorse infinite deriva potenzialmente una crescita economica infinita. E vista la centralità odierna delle risorse rinnovabili e di quanto stiano prendendo sempre più piede, beh, direi che è una sottolineatura da fare, sicuramente. Ma ora passiamo all'attività di produzione dell'uomo. Infatti, un altro errore di questo articolo è presupporre che l'uomo è capace di sfruttare quelle risorse naturali in maniera uguale per tutti i prossimi 20 anni, per poi finirle. In realtà anche qui questa è una grande approssimazione. Infatti, di nuovo, se andiamo a vedere i dati, la capacità dell'uomo di sfruttare in modo sempre più efficiente le risorse sta aumentando in questi ultimi anni. Guardate ad esempio questo grafico. La linea in verde chiaro è il PIL mondiale, che sta aumentando, mentre la linea in blu scuro è la quantità di energia consumata dall'economia per produrre quel PIL. Se noi rapportiamo il PIL prodotto con l'energia consumata, ci viene fuori la linea in verde scuro, che ci sa indicare quanta energia consumiamo per ogni euro di bene o servizio prodotto. E vediamo che è decrescente. Molte volte si è instaurato un certo tipo di retorica che dà la colpa al capitalismo o al capitalista che, pur di risparmiare qualcosa nei processi produttivi, inizia ad inquinare l'ambiente. Ma vedendo questi grafici, molto probabilmente il problema non è il capitalismo o il capitalista, ma il tuo problema di voglia di consumismo. Per ultimo arriviamo all'anello finale della nostra catena di attività economica dell'uomo, e cioè la capacità dell'uomo di generare rifiuti che poi l'ambiente dovrà riassorbire. Anche in questo caso i ricercatori ed esperti si sono affrettati ad affermare che è capacità dell'uomo
quella di diminuire i rifiuti immessi nell'uomo, magari applicando delle tecniche di riciclaggio, oppure evitando tramite alcune tecniche, come ad esempio la marmitta catalitica, faccio un esempio molto banale, evitando in questo modo che l'ambiente debba assorbire i rifiuti derivanti dalle attività dell'uomo. Oppure ancora la capacità dell'uomo di adottare delle tecnologie meno inquinanti rispetto a quelle più inquinanti, e quindi di conseguenza dovrebbe diminuire i rifiuti che l'ambiente dovrebbe assorbire, e quindi assicurando una certa sostenibilità della crescita economica. Un altro argomento che utilizzano molto spesso i sostenitori dei limiti alla crescita economica riguarda la crescita della popolazione, che sarà insostenibile in futuro. Anche se anche qui, vedendo i dati, si può notare come la crescita della popolazione mondiale stia diminuendo col passare del tempo. E quindi vediamo come la tesi riguardante i limiti alla crescita economica, diciamo che traballa parecchio, anche se in questo video non è assolutamente mia intenzione sminuire i problemi ambientali derivanti dall'attività economica. Il problema esiste, e anche in questo video stesso abbiamo visto quali potrebbero essere alcune soluzioni per risolvere, per l'appunto, il problema. E il problema esiste in particolar modo riguardo i rifiuti che l'uomo genera e che poi l'ambiente deve riassorbire, più che alle risorse naturali che permettono l'attività economica. In questo senso, uno dei rifiuti più famosi è probabilmente quello principe riguardo l'innalzamento della temperatura del mondo, e riguarda per appunto la CO2, che è uno dei rifiuti dell'attività dell'uomo. Ho preso la CO2 non solo perché è uno dei fattori principali riguardo la questione climatica, ma anche perché è un buon esempio per capire quanto la questione ambientale impatti le disuguaglianze sociali ed economiche. Infatti, in questo video abbiamo visto come i limiti alla crescita economica in teoria esistono, anche se poi in realtà sono stati cancellati o protratti nel tempo grazie all'ingegno umano che utilizza la tecnologia per poter rendere l'attività economica sempre più efficiente e meno inquinante. Peccato però che tutti questi benefici derivanti dalla tecnologia sono molto spesso a discapito di pochi, e sto parlando in particolar modo delle nazioni più sviluppate. Se infatti eliminare o protrarre nel tempo i limiti alla crescita a noi paesi sviluppati comporta semplicemente qualche fastidio o incidente, come ad esempio acquazzoni, oppure accendere per qualche giorno in più il condizionatore in estate, nei paesi meno sviluppati infrangere questi limiti alla crescita economica può portare a malattie, carestie o addirittura rendere quel territorio praticamente invivibile. Per questo, ad esempio, quando si parla di immigrazione in questo paese, mi piacerebbe ascoltare non solo le solite tematiche riguardo la guerra, la fame, l'opportunità economica o presunti complotti mondiali, ma anche di clima, che spinge queste persone ad emigrare da questi territori ormai diventati molto spesso invivibili. Ora, io non dico che questa tematica debba essere discussa da Del Debbio o da Giordano, sicuramente non ho questa pretesa, però non lo so, avere questa tematica discussa in maniera più diffusa all'interno dell'opinione pubblica di questo paese sicuramente sarebbe un passo in avanti. Detto ciò, vi saluto, ringrazio gli abbonati come al solito che rendono possibile questo progetto di divulgazione economica, e ci vediamo alla prossima puntata di WhatsApp Economy. Ciao!